Anzitutto per una mentalità della formazione permanente. La chiamata alla santità, che è la sostanza della nostra vocazione, è chiamata alla conformazione al Signore, il buon pastore che dà la vita per le sue pecore e chiede a noi di seguirlo per stare con lui e per essere mandati a predicare il Vangelo del Regno. La conformazione al Signore è il percorso, o meglio, la corsa di tutta la vita. È grazia di Dio, frutto dello Spirito, desiderio del cuore credente e della mente intelligente e sapiente. L'altezza del ministero che ci è stato affidato e il peso delle responsabilità verso le comunità, le persone, le istituzioni esigono una formazione permanente che non può essere ridotta solo ad un aggiornamento teologico e pastorale. Deve essere invece perdurante docilità allo Spirito che produce i suoi frutti tramite intense esperienze spirituali, dinamiche di fraternità autentiche e sincere, confronti franchi e disponibili con il Magistero della Chiesa, in particolare del Vescovo. Secondo, l'inizio del ministero, tempo di grazia e di prova. L'inizio del ministero ordinato è, in modo del tutto singolare, tempo di grazia e di prova. Tutto il presbiterio, il vescovo per primo, sente quindi la responsabilità di accogliere, accompagnare, incoraggiare, correggere coloro che entrano nel ministero. Questa persuasione esige che si dedichi una particolare attenzione alla prima destinazione con specifiche forme di accompagnamento. La consapevolezza che non esistono situazioni ideali e che è la vita a formare chi si lascia condurre dallo Spirito non sottrae alla responsabilità di attenzioni specifiche per la prima destinazione. Sono le seguenti. La situazione pastorale che il giovane presbitero si troverà ad affrontare dovrà essere non eccessivamente complessa, ma anche sufficientemente ricca. La realtà a cui verrà destinato dovrà presentarsi come decisamente orientata all'attuazione di una pastorale d'insieme, nella logica e nella testimonianza della comunione. Al presbiterio che lo accoglierà si chiederà di vivere e di garantire forme di condivisione della preghiera, della mensa, del discernimento pastorale. Il contesto nel quale il giovane presbitero sarà inserito dovrà consentirgli di assumere effettive responsabilità pastorali. La prima destinazione comincia con l'ordinazione diaconale. Il rettore del seminario e i suoi collaboratori, essendo coloro che meglio conoscono i diaconi, sono chiamati ad assumere come criterio prioritario quello di privilegiare ciò che sembra opportuno e promettente per il neoordinato, piuttosto che le necessità pastorali delle comunità di destinazione. Conoscendo direttamente le situazioni nel confronto con i vicari episcopali di zona,
accompagnando l'anno di diaconato in modo continuativo, con puntuali verifiche, continuando il discernimento per l'ammissione al presbiterato, il rettore del seminario è nella condizione di poter rendere incisiva l'opera formativa ed efficaci gli interventi. L'anno diaconale, primo anno della prima destinazione, deve conservare i tratti di partecipazione significativa alla vita comunitaria del seminario e la caratteristica di un anno di studio di discipline teologico-pastorali. È necessario, quindi, evitare che l'impegno pastorale e la frequenza degli spostamenti siano motivo di eccessiva dispersione per quanto riguarda la formazione complessiva e lo studio in particolare. Il seminario ha la responsabilità di introdurre le modifiche necessarie per conseguire gli scopi dell'anno diaconale. La prima destinazione si intende della durata di 5 anni dopo l'ordinazione presbiterale. La scadenza dei 5 anni, corrispondente al tempo dell'ISMI, dovrà essere l'occasione per una verifica da parte del vicario di zona che, raccogliendo le valutazioni del rettore dell'ISMI, del presbitero interessato, del parroco e del presbiterio che lo ha accolto, possa valutare l'opportunità di un trasferimento o di un prolungamento della presenza nella stessa destinazione. Durante i primi 5 anni di ministero presbiterale, l'accompagnamento dei preti di recente condizione, ordinazione, è responsabilità della Chiesa diocesana per mezzo di un tessuto di rapporti fraterni che ha cura di rendere gli interessati protagonisti e responsabili della propria formazione. L'accompagnamento ha come istituzione di riferimento l'ISMI, che deve essere ritenuto irrinunciabile contesto di autentica esperienza ecclesiale, di condivisione fraterna della preghiera, delle gioie e delle prove del ministero, dell'assimilazione del pensiero di Cristo per leggere la vita della gente e la missione della Chiesa. L'esperienza dell'ISMI costituisce, di fatto, una proposta formativa a cui deve corrispondere una partecipazione attiva e costante dei giovani presbiteri, ai quali sono offerti punti di riferimento autorevoli per l'assunzione di una mentalità di formazione permanente. I punti di riferimento di ogni presbitero nei primi 5 anni di ordinazione sono, come per tutti noi, l'arcivescovo e più prossimamente il vicario di zona. Il rettore dell'ISMI, in sintonia con il vicario per la formazione permanente del clero, pratica un accompagnamento più puntuale e attento, sia con incontri frequenti, sia con proposte di confronto, di ascolto, di esperienze spirituali ed ecclesiali, sia con la correzione fraterna. Il presbiterio locale, in particolare il parroco o il responsabile di comunità pastorale che accoglie il diacono neoordinato presbitero e ne condivide il ministero per i primi 5 anni, ha una specifica responsabilità di attenzione, di accompagnamento fraterno e di esemplarità. E poi un cammino che continua. Dopo il primo quinquennio,
legato al Lisbi, la formazione permanente con un secondo quinquennio continua e anche con altre attenzioni e proposte coordinate, poi nella sequenza degli anni e delle destinazioni del Ministero, coordinate nelle zone pastorali, nei decanati, orientate ad accompagnare particolari e significativi passaggi nell'esercizio del Ministero.